più modi. Mentre Claudio Paolucci, che vedo esatto, si avvicina e il microfono per Claudio adesso sta arrivando, tanto prego. Mi ricordano di ricordarvi una cosa, cioè che se c'è qualcuno qua che ha domande da fare per Elena o per Claudio, intanto si prenoti per favore con Giulia che sta lì, idem per da casa. E il microfono ce l'hai, fantastico, grazie mille. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Il mio intervento sarà un po' diverso perché mi hanno chiesto di fare una cosa diversa, sono quello che mi hanno chiesto Bertram e Giacomo, e di andare a vedere un pochino, una cosa abbastanza ambiziosa a un certo punto, che cosa si intende per partecipazione, in che modo lo usiamo. Vedrete che questo intervento ha come obiettivo quello di farvi vedere che quando parliamo di partecipazione intendiamo cinque cose concrete, ma non nel senso della polisemia, cioè non vuol dire che ci sono cinque sensi di partecipazione, che la partecipazione è un termine ombrello che è usato in secondo sensi diversi, ma vuol dire che di fatto quando si fa affidamento all'idea di partecipazione si intendono cinque operazioni che in qualche modo adesso provo a illustrare in qualche modo. Per illustrarvi la prima parto da mio mestiere. Io sono un semiotico, sono un linguista, insegno all'Università di Bologna, e non so se voi lo sapete, ma il nostro linguaggio è fondato su delle opposizioni che si chiamano partecipative. Tutto il nostro linguaggio è fondato su queste cose che si chiamano opposizioni partecipative. Cosa sono? Tipo uomo-donna, tempo presente, tempo passato, giorno-notte, prima persona, seconda persona, versus terza persona. Perché sono partecipative a queste opposizioni? Perché per esempio se io dico in questa stanza ci sono più donne che uomini, è un'opposizione dove io sto cercando di differenziare i maschi dalle femmine. Ma se dico l'uomo è un animale intelligente, non sto escludendo le ragazze da questa frase, ma sto dicendo che sia i maschi che le femmine sono animali intelligenti. Se dico vieni domani a portarmi il libro, vieni alle 6 che è ancora giorno, sto intendendo giorno come parte luminosa della giornata, ma se sono Rossella O'Hara in Via col Vento dico domani è un altro giorno, non sto affatto intendendo con giorno parte luminosa della giornata, ma sto intendendo giorno più notte in qualche modo. E gli esempi possono proliferare, io posso parlare di me in terza persona, sto dicendo Claudio Paolucci fa un intervento per Che fare, qui la terza persona è usata come io, oppure domani faccio vacanza, faccio non è un presente, è un presente che serve per un futuro, domani farò vacanza, no? E quindi per capire la specificità della partecipazione nel linguaggio, vedrete che ha molto a che vedere con quello che fate voi e che quello che si fa quando si intende con partecipazione, voi in qualche modo bisogna un po' capire dall'incapacità tipica del pensiero occidentale di definire qualcosa, qualsiasi cosa, una cosa, un oggetto, una categoria, un concetto, senza negare al contempo il suo contrario. Noi quando definiamo qualcosa neghiamo al contempo il suo contrario. Ad esempio la libertà è una non costrizione, noi siamo liberi quando siamo la costrizione assente, la proprietà è l'assenza di ogni altra pretesa al possesso dello stesso bene in qualche modo. E questo modo di pensare, per cui pensare qualcosa implica al contempo negare il proprio opposto, ha una valenza politica immediata. Se voi studiate un po' Aristotele, la teoria aristotelica sulla polis, lui definisce un modello che è il vivere bene, e che appunto il vivere bene è il vivere insieme nella polis, e proprio in virtù di questo modello esclude tutti coloro che non si conformano in qualche modo. Se ci pensate è un'idea molto semplice, se siete buoni siete anche non cattivi, cioè la presenza del tratto bontà implica la contemporanea assenza del tratto cattiveria, ma ovviamente tutti noi sappiamo che molte persone buone possono essere anche molto cattive in altre circostanze, e il linguaggio lo sa, e infatti non funziona come il pensiero occidentale, cioè nel linguaggio la presenza di un termine non implica l'assenza del suo contrario. La presenza del termine uomo non implica l'assenza del termine donna, ma lo porta con sé in qualche modo. Cioè la presenza di un termine non esclude l'altro, non esclude in termine opposto, lo può portare con sé.
Questo mi interessa parlare di questo, mi interessa che lo teniate a mente perché vedrete che funziona per alcune delle cose di cui avete parlato anche oggi. Nel linguaggio le categorie sono partecipative, implicano la partecipazione, quando la presenza di un termine dell'opposizione non esclude la contemporanea presenza dell'altro termine, ma appunto la porta con sé. Cioè in qualche modo c'è partecipazione quando la presenza di un elemento non implica l'assenza del termine opposto, implica la presentificazione dell'assenza, in qualche modo la partecipazione è quando voi siete presenti anche se siete assenti, no? Come quando qualcuno, come nei lutti, una persona che è morta non è semplicemente assente, ma è presente in quanto assente perché ha avuto una sua importanza per voi. Perché che cos'è l'opposto della partecipazione? L'opposto della partecipazione è proprio l'assenza. È il non esserci, è il non essere lì. Che cos'è una partecipazione? Non so se avete mai ragionato. È una cosa molto bella e molto semplice. È l'invito a un matrimonio. Vi mandano la partecipazione a un matrimonio, no? Perché? Perché dovete essere lì assieme a chi vi vuole in qualche modo. Perché è importante che voi ci siate. Se ci pensate è normale, è molto banale. Si partecipa per esserci, per dire la nostra. Quindi si partecipa perché non si accetta un portavoce, non si accetta un nunzio, un messaggero, un portaparola che parla per noi in qualche modo. Un nunzio che in qualche modo porta il nostro messaggio anche quando noi siamo assenti. Per questo se voi ci pensate, ho un po' studiato per preparare questa cosa, tutte le varie accezioni di partecipazione, la cosiddetta democrazia partecipativa che nasce, come sapete, in America negli anni 60, appunto, Bateman, Macpherson, eccetera, eccetera, e che poi è stata ripresa con radicalità dal movimento No Global in anni più recenti, eccetera, ma aveva un primo rifiuto violentissimo, ed era il rifiuto radicale della rappresentanza. La democrazia partecipativa aveva come obiettivo polemico l'idea di rappresentanza perché ne si sottolineavano gli effetti perversi, in particolare io mi faccio rappresentare e divento passivo in qualche modo, quindi incentivo l'apatia, incentivo la passività, invece devo riprendere in modo attivo il potere di poter decidere in presenza di alcune logiche che tendenzialmente non mi appartengono. Sono appunto l'alimentazione di alcune forme di presa di potere parziale e che quindi vanno in direzione di un'autonomia, di un autogoverno, eccetera, eccetera. Okay? Quindi da qui un altro tratto comune, molto interessante, che è quasi sempre presente quando si parla di partecipazione. Che è? Qual è questo tratto? Quando si parla di partecipazione c'è sempre la volontà di saltare almeno un livello di mediazione. Ok? Cioè un bilancio è partecipativo quando i cittadini partecipano alle previsioni delle spese, agli investimenti pianificati, senza delegarli in toto alla mediazione dei funzionari dell'istituzione. In economia aziendale si parla di organizzazione aziendale partecipativa quando i lavoratori non delegano i processi decisionali e in qualche modo la propria parola a fasce che sono loro gerarchicamente superiori, ma partecipano di questi processi decisionali, sono lì, non sono assenti, non accettano dei portaparola in qualche modo, non delegano la propria parola e partecipano alla gestione e in qualche modo anche ai risultati dell'impresa. No? Allora un altro tratto è la voglia di saltare delle mediazioni. Da qui un altro tratto che c'è sempre quando si parla di esperienza di partecipazione, che è quello più interessante, l'antigerarchia. Cioè in qualche modo quando si parla di partecipazione si sta anche parlando di una ridistribuzione di una gerarchia di potere precedente, a qualsiasi livello questa si colloca. Questo non solo in politica, ma o in economia, o in cultura, eccetera, eccetera, ma in esperienze molto quotidiane in qualche modo. Io insegno all'università, che cos'è la didattica partecipativa? La didattica partecipativa è una rottura netta rispetto alle gerarchie pedagogiche del passato. Il docente non è quello che trasmette l'informazione e non è quello che insegna e sanziona gli altri, ma
più che sanzionatore e colui che trasmette un sapere, diventa una specie di facilitatore che monitora i progressi di un apprendimento che spesso è coprogettato, spesso è covalutato, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi conosce Jenkins, tutte queste esperienze. E tutta questa letteratura si ritroverà, per esempio, quando si parla di leadership partecipativa, si intende proprio questo ribaltamento di gerarchia, questa antigerarchia a qualche livello. Ma questo a tutti i livelli, non so se sapete che c'è un movimento della cosiddetta arte partecipativa. Cosa intendono gli artisti quando parlano di arte partecipativa? Intendono che occorre sfidare la modalità dominante di fare arte. Vedete ancora qui un'antigerarchia contro una gerarchia preesistente. E secondo questa modalità normale di fare arte è che una piccola classe di persone chiamate artisti fa arte in qualche modo, mentre il pubblico recita un ruolo passivo di osservatore o di fruitore, addirittura di consumatore nel mercato dell'arte, no? Appunto gli acquirenti dell'opera dei professionisti. Aspetta che esiste il giornalismo partecipativo. Il giornalismo partecipativo è appunto quella forma di giornalismo in cui c'è la partecipazione attiva dei lettori, grazie per esempio alla natura interattiva dei media, dei nuovi media, alle possibilità di collaborazione offerte da internet, eccetera, eccetera. Okay? Ma in tutti questi casi in cui si usa l'idea di partecipazione, si cerca la rottura di una gerarchia precedente, di una gerarchia precedente che è stabilizzata, e questa rottura la si cerca attraverso il far partecipare a certe pratiche e a certe decisioni, in qualche modo, chi nel sistema precedente era escluso da queste pratiche e da queste decisioni. Allora da qui avete un altro tratto che c'è sempre quando si parla di partecipazione, che è costitutivo dei sistemi partecipativi, che è il passaggio da un sistema gerarchico e verticale, in qualche modo, ad albero, l'arborescenza, perché ha fatto un po' di teoria dei sistemi, o chi conosce Deleuze, eccetera, e a quello che si chiama un sistema non gerarchico, un sistema orizzontale a rete. Quando si parla di partecipazione c'è questa tendenza a passare dall'albero alla rete, se volete, dall'albero al labirinto, come diceva il mio maestro in un suo libro. Io ho molto studiato questa cosa, ma se voi prendete qualsiasi rete, tutte le reti neurali per esempio che ho molto studiato, ma anche le reti sociali come Facebook, sono partecipative, tutte le reti sono partecipative. Per esempio il nostro cervello è una rete ed ha una struttura partecipativa. Che cosa vuol dire? Se voi prendete un punto A e prendete un punto B, questi punti sono disconnessi tra di loro, quindi il punto A è escluso dall'informazione contenuta al punto B. Ma allo stesso tempo, nonostante sia escluso da questa informazione, partecipa in modo parziale all'informazione contenuta al punto B attraverso gli elementi di mediazione con cui lui è connesso e il punto B è connesso. Per esempio, voi non siete miei amici su Facebook, magari siete tutti amici di Bertram e potete partecipare di alcune informazioni che io ho nel mio profilo attraverso il profilo di Bertram. Okay? Il tag Bertram mi tagga, allora andate a vedere cosa dico io, eccetera, eccetera. Ma non c'è bisogno di pensare a Facebook, alle reti sociali, alle reti neurali, alle neuroscienze per capire questo. Pensate quando vi lasciavate col fidanzato o con la fidanzata e lo odiavate, lo bloccavate dappertutto, lo bloccavate da Facebook, lo bloccavate su WhatsApp, non lo volevate vedere, smettevate di frequentare gli amici in comune, stavate molto attenti a non andare nei posti dove lui andava, eccetera, eccetera, ma vi garantisco che troverete sempre qualche vostro amico che vi dice di averlo visto ubriaco in piazza Aldrovandi a Bologna fare le cose più improbabili, in qualche modo. Perché appunto noi non partecipiamo soltanto delle informazioni con cui siamo direttamente connessi, ma in qualche modo partecipiamo anche dell'informazione con cui non siamo connessi attraverso gli elementi di mediazione che ci fanno passare da un punto all'altro, in qualche modo. Allora, se mi avete un po' seguito, ho cercato di semplificarvi, mentre sono, come avete, discorsi che vanno dalla linguistica alle neuroscienze, alla teoria dei sistemi, all'economia, alla politica, alla filosofia, eccetera. Però possiamo in qualche modo delineare 5 tratti che sono costitutivi dell'idea di partecipazione. Si ha partecipazione quando si cerca la presenza, come nelle partecipazioni ai matrimoni. Il nemico della partecipazione è l'assenza, è il portaparola. Ma c'è partecipazione quando questa presenza non esclude chi è assente.
Quindi quando la presenza di qualcosa non implica la contemporanea assenza dell'altro o di chi è opposto in qualche modo. Per questo l'idea di partecipazione è il modo opposto del pensiero occidentale di strutturare la propria logica del pensiero, no? C'è un grande antropologo che si chiamava Levi Brühl che aveva scritto questo libro sulle leggi della partecipazione nelle società primitive, faceva vedere che appunto le leggi della partecipazione erano contrarie al nostro modo di categorizzare il mondo. Okay? Terzo tratto, si ha partecipazione quando si cerca di rovesciare una gerarchia, di ribaltare una asimmetria. Il giornalismo, l'arte, il teatro partecipativo, il design partecipativo, dove i designer progettano con gli utenti. Quarto tratto, si ha partecipazione quando si cerca di passare da un'organizzazione gerarchica e verticale ad albero a una organizzazione non gerarchica e orizzontale a rete, perché le reti sono partecipative per struttura. E quinto punto, che è quello più interessante, perché è quello che ha poi i germi malsani dell'idea di partecipazione. Tutti noi che lavoriamo nella cultura tendiamo a valorizzare euforicamente l'idea di partecipazione, ma non ci sono mai cose buone in sé, appunto. Chi è buono è anche molto cattivo in altre situazioni. E il quinto tratto da cui che c'è sempre quando si parla di partecipazione, è un tratto su cui oggi Bertrand insisteva molto, ma molti di voi, molti di quelli che mi hanno preceduto hanno insistito, c'è partecipazione quando si cerca di tradurre l'altro, quando si cerca di portare l'altro a noi, includendolo in alcune pratiche o in alcune decisioni da cui l'altro era escluso precedentemente, no? La gerarchia precedente. E allora attenzione, qui sta un punto fondamentale su cui chiudo e che mi interessa sottolineare anche per fare un po' quello che diffida dai facili entusiasmi di una valorizzazione a priori positiva dei concetti. I concetti non sono né buoni né cattivi in sé. Perché la partecipazione non è la semplice inclusione. Se mi avete seguito, la partecipazione è sempre l'inclusione dentro le logiche di un sistema. Un bilancio è partecipativo quando il cittadino partecipa alle logiche e alle decisioni di investimento di un comune o di un ente, che però non solo decide senza di lui su altre cose, ma lo fa all'interno di un dispositivo le cui logiche preesistono alle decisioni partecipate e rendono possibili le decisioni partecipate. Stessa cosa per l'arte. L'arte è partecipativa quando lo spettatore diventa autore artista all'interno di un dispositivo creato dall'artista. Il teatro è partecipativo quando lo spettatore diventa attore all'interno di un dispositivo messo a punto dalla compagnia teatrale. Cioè, in qualche modo, il ribaltamento di una gerarchia preesistente non implica necessariamente la costruzione di una simmetria. Implica soltanto una ridistribuzione locale di alcune logiche e di alcune pratiche. In questo c'è il grande pericolo della partecipazione, dell'idea di partecipazione, che è una parola che è perfetta in tempo di Covid, mi vergogno di dirla, ma funziona molto. Il grande pericolo della partecipazione è l'immunizzazione. Noi partecipiamo per essere lì, chiediamo partecipazione per evitare assenza, non accettiamo dei portaparola che parlano per noi. E passiamo dal globale al locale perché ci interessa costruire reti orizzontali dal basso o che traducono l'altro. E perché? Per controllare la nostra forza e crescere come cresce una rete in cui nessuno deve essere escluso in qualche modo. E tuttavia la partecipazione può potenzialmente essere più pericolosa dell'esclusione se non ha una forza d'urto che la fa andare oltre l'immunizzazione. Che cos'è l'immunizzazione? È un'operazione che include parte di ciò che intende escludere per vanificare la forza d'urto di questo altro. È come nei vaccini, ci iniettiamo una piccola dose di ciò che vogliamo escludere per renderci immuni. Allora il problema è quando noi non vogliamo renderci immuni, ma vogliamo cambiare le cose, ad esempio. Ma la nostra dose di cambiamento è troppo piccola. E la partecipazione ha quindi un effetto immunitario. Esclude facendo partecipare. Esclude di fatto proprio perché fa partecipare.
Se vi ricordate, era del resto, se ve lo ricordate, negli anni Ottanta, c'era questo, era il grande cruccio della critica post-marxista. Perché ha vinto il capitale? Perché non c'è stato un vero antagonismo che ha portato a una rivoluzione? Perché il capitale ha costruito un'immunizzazione, ha fatto partecipare chi gli si doveva opporre, gli ha dato un piccolo benessere, l'utilitaria, l'istruzione, l'università, la TV OLED, eccetera. E l'ha dato proprio a chi doveva opporsi al sistema, perché di fatto era escluso dal sistema, l'immunizzazione. Allora con questa piccola partecipazione alle logiche del sistema, in qualche modo si è immunizzato l'altro, lo si è tradotto portandolo a sé, relegandolo dal globale al locale, a costruire microreti. Punto. Proprio perché la logica è partecipativa, anche la partecipazione non è sempre e soltanto buona a priori. Beh. Grazie Claudio. Io giuro, questo lo dico per chi ha fatto il percorso soprattutto giugno-luglio, che in realtà non ci siamo messi d'accordo prima, nel senso... L'avete rifilata a me questa cosa, cioè, nel senso che no, ho studiato ma tutta questa roba. Il pezzo interessante è che, diciamo, partendo da una bibliografia diversa, poi facciamo anche Cielo ce lo manca, secondo me è interessante, e in modo sicuramente molto meno autorevole e preciso, però erano emerse esattamente le stesse cose. Molto interessante qui il punto sull'immunizzazione, non ci avevo mai pensato in questi termini, ma direi che funziona decisamente. È un dibattito in realtà che sono 10 anni che si porta avanti, no? In tutti i mondi dell'innovazione sociale, innovazione culturale, vedo un sacco di persone che fanno sì con la testa in sala, perché è esattamente questo il punto, che è un punto alla fine tutto politico, e credo che questo sia un pezzo molto interessante. Allora